Gli agenti della squadra mobile della Questura di Napoli hanno bloccato Vincenzo Garofalo, 41 anni, di Napoli, detto Orango Tango. L'uomo, latitante da meno di un anno, è stato condannato all'ergastolo per omicidio aggravato. Garofalo, già affiliato al clan Giuliano, un tempo egemone nell'area cittadina di Forcella, è stato scoperto dalla polizia all'interno di un'abitazione di un familiare in via Pazzigno nel quartiere San Giovanni a Teduccio. L'uomo era latitante da poco meno di un anno in quanto colpito da un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli presso la Corte d'Appello in relazione alla condanna all'ergastolo per il reato di omicidio di Massimo Ciccarelli avvenuto all'interno del Parco Verde di Caivano nel 1998 e da un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna in quanto condannato alla pena di 6 anni, 8 mesi e 8 giorni per rapina, ricettazione e porto d'armi.